La tredicesima sarà spesa da molti abruzzesi in gran parte per pagare tasse, mutui, rate, bollette e il resto in regali per parenti ed amici. Dal mini sondaggio del TG8 arriva la conferma di quanto emerso anche da un'indagine condotta da Coldiretti XE, secondo la quale, se è vero che l'Italia si conferma al quarto posto tra i paesi europei dove si spende di più per le festività natalizie, è anche vero che il 40% della tredicesima mensilità dei lavoratori servirà per i pagamenti e il 35% per acquistare i regali. Come spenderete la tredicesima mensilità? Bisogna comprare sempre qualche cosa e poi tutte robe da mangiare, le cose utili, robe di indumenti così, robe che cosa per la casa. Io come la spendo? Pagando affitti di casa che dovevo dare a ottobre come anticipo e se ne è andata la tredicesima. A me mi è arrivata una mazzata addizionale regionale, guarda, sto piangendo. Le tasse bisogna pagarle, quindi. La prendo la tredicesima, già è andata, ho comprato casa, quindi non se ne parla. Ma me ne vado un po' in giro con la famiglia, in Trentino. Mi parli di spendere soldi perché proprio sono stato sovvissato da bollette incredibilmente aumentate, di gas, di luce, di telefono. La gente come moneta si trova molto accorto di soldi e allora ci sta sempre con molta molta parsimonia a spendere soldi. Mi auguro che possano essere le cose sempre sempre migliori per l'anno nuovo, per Natale e mi auguro per sempre. La prendo purtroppo, disoccupato, quindi. Allora l'augurio per il prossimo Natale, sarà quello di poter spendere la sua tredicesima in regali. Vi ringrazio. Per shopping. E quindi anche per dei regali? Anche regali per amici e parenti. Ha già pensato a cosa regalerà? Già per mio amico fatto regalo, perché il suo compleanno, 82 anni. Ah, complimenti, se non siamo indiscreti, cosa ha regalato? Profumo. Cosa vuole augurare per Natale e per il 2019 a chi ci sta seguendo? Che crescono stipendi e pensione. Tutti Natale in Italia con mia mamma, e piace mi Italia perché tutte persone in Italia molto sempre felici. Chiediamo di augurare il buon Natale e un felice anno nuovo a chi ci sta seguendo, ai nostri telespettatori in polacco. Wesołych Świąt e szczęśliwego Nowego Roku. Tutti, wszyscy.